La provincia di Teramo torna a gestire direttamente gli impianti e la cabinovia dei prati di Tivo. Quest'anno però con tanta sicurezza in più, grazie ad un finanziamento di 2 milioni di euro del Masterplan che prevede interventi antivalanga sul versante della montagna teramana. Così, ultimati i controlli di sicurezza e sistemati i conti in rosso delle passate gestioni, per il presidente Renzo Di Sabatino questa sarà, neve permettendo, un'ottima ripartenza per la stazione sciistica. Ci sono varie opere e vari impianti che devono essere realizzati. Partono intanto da un sistema appunto molto, molto tecnico che non saprei neanche spiegare, di sicurezza in presenza di eventuali rischi valanghe, un sistema per il quale c'è in corso la progettazione, anzi è terminata. C'è tra l'altro un'unica società che fornisce questa impiantistica che si chiamano Obelix. Naturalmente a regime questi impianti ci saranno per la stagione successiva. Nel frattempo noi stiamo mettendo in campo tutta una serie di accorgimenti attraverso acquisto comunque di materiali che aumentano la sicurezza e anche attraverso una più pressante vigilanza da parte dei valangologi. L'assemblea dei soci aveva dato il mandato, perché nel momento in cui ha approvato il budget della stagione aveva dato il mandato per l'apertura al 15 dicembre, cioè ad oggi. Ci sono state due problematiche. La prima, vabbè, non c'è neve, quindi la situazione è quella che è. La seconda è che il forte vento ci ha rallentato i lavori di messa, di ripristino. La provincia da un anno a questa parte ha messo in campo un'attività che è volta a tenere aperta la stazione sia d'inverno che d'estate, ad avere una certezza dei costi, perché per esempio quest'estate, nonostante la riapertura in ritardo, peraltro come altri anni, tutto sommato la stazione è andata inutile. Vedremo adesso i costi di questa stagione. Stiamo riducendo considerevolmente i costi della società partecipata. Io conto l'anno prossimo di tornare a proporre agli operatori privati la gestione degli impianti. Intanto, a causa del vento di questi ultimi giorni, si contano danni consistenti in tanti comuni della montagna teramana. A Castelcastagna, per esempio, il villaggio di Babbo Natale è letteralmente volato via, ma i bambini lo sanno che è solo una magia. In una notte le renne lo ricostruiranno.